Prima di iniziare vi ricordo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, ma soprattutto condividete questo video a tutti quanti i vostri amici se volete essere salutati nel prossimo video. Ecco come sarà la Season 2, capitolo 3 di Fortnite. Mi raccomando, iscriviti e attiva la campanella per restare aggiornato su tutte le news. Ovviamente, nello shop di Fortnite, codice SCSYT per essere un pro player e soprattutto, condividi questo video a tutti quanti i tuoi amici per essere salutato nel prossimo video. E soprattutto, commenta questo video con la parola segreta che appunto si troverà durante il corso del video. Se lo farai, sarai salutato nel prossimo. Ma comunque, non perdiamo altro tempo e parliamo subito appunto del contenuto di questo video, ovvero della Season 2, capitolo 3, del tema appunto e del pass battaglia, della mappa e di tutto quello appunto che rappresenta la season 2. Innanzitutto vi dico che quello che vedremo oggi, ragazzi, è un concept che però si avvicina tantissimo a quello che sarà la realtà, quindi mi raccomando, seguite il video fino alla fine. Infatti, ragazzi, su Twitter un ragazzo ha postato questa immagine riguardo la stagione 2 capitolo 3 di Fortnite. E perché ve la faccio vedere? Perché ovviamente, ragazzi, è un concept, ma lo notiamo semplicemente dal fatto che nelle skin presenti non c'è nessuna skin nuova, ma sono tutte skin vecchie. Ma andiamo a analizzare l'immagine, perché questa immagine sarà probabilmente un'immagine molto importante, cioè non l'immagine ma diciamo il tema dell'immagine sarà sicuramente un tema, tra l'altro kill, ragazzi, ovviamente col codice SCSYT su Fortnite nello shop, ovviamente kill easy, ragazzi, col codice SCSYT. Ma comunque stavo dicendo appunto che questa immagine, ragazzi, sarà molto 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 importante per la season 2, proprio perché quello che sta avvenendo attualmente alla mappa di Fortnite più o meno è quello che si vede in questa immagine, ovvero una guerra di realtà, reality war, insomma. Perché? Perché attualmente la Sloan, quindi l'ordine immaginario, sta cercando di riprendere il potere sulla mappa di Fortnite, mentre appunto il potere attualmente ce l'hanno i sette, quindi fondazione, eccetera, eccetera. E in questa immagine vediamo appunto quattro fazioni: Mida, che rappresenta la fazione degli spettri, per chi non ha giocato la stagione 2, capitolo 2 appunto rappresentava gli spettri; Jules, che rappresenta appunto le ombre, che la troviamo in fondo; poi Fondazione, che rappresenta appunto i sette; e la Sloan, che rappresenta l'ordine immaginario. Quindi questo ragazzo ha fatto un concept riguardo proprio lo scontro delle quattro fazioni. Però, ragazzi, è un po' insensata come cosa, perché ovviamente, ragazzi, non so se lo sapete, ma comunque appunto queste quattro fazioni in realtà sarebbero due, ovvero ordine immaginario e appunto sette. Diciamo che gli spettri e le ombre sono un po' passati, non ci sono più nella storia di Fortnite, e soprattutto sono delle sottofazioni dell'ordine immaginario, quindi non sono fazioni a parte. Ma con questo dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che probabilmente nella prossima season avremo uno scontro totale, ragazzi, tra appunto sette e ordine immaginario. Quindi la mappa già si sta trasformando, ragazzi, in quel modo lì, ragazzi, appunto con le trivelle e avamposti o i appunto per contrastare i sette. Quindi l'ordine immaginario con la Sloan, ragazzi, già si sta preparando appunto per contrastare i sette e per riprendere il potere sull'isola. Vediamo se riusciamo a killare questo nemico, ragazzi, che non usa il codice SCSYT. Mamma mia, ragazzi, che kill easy, che kill easy su quei nabbi che non usano il codice SCSYT, ragazzi, veramente troppo easy queste kill. Questa, raga, invece è un'immagine della mappa appunto ideata da questo ragazzo. Come vedete abbiamo delle città nuove che sono al vulcano, l'avamposto appunto di Paradigma, quindi uno dei sette. Al posto di Deposito Truciolandi abbiamo praticamente la base di Jules, quindi dell'autorità, insomma. Nel deserto abbiamo invece la base dell'ordine immaginario, mentre dall'altra parte, ragazzi, abbiamo la base appunto di Mida e quindi dell'agenzia. Ovviamente questa mappa è un concept, non sarà così, ma attenzione, ragazzi, questa mappa appunto potrebbe voler dire che, secondo appunto questo utente, nella prossima season di Fortnite, come già vi ho detto prima, probabilmente sarà così, ci sarà la mappa divisa in fazioni come era nella season 2 capitolo 2, quindi quella fantastica season che tutti amiamo, probabilmente quasi tutti amiamo, insomma. Appunto era divisa in fazioni, quindi spettri ed ombre. Probabilmente stavolta non sarà spettri ed ombre, ma sarà OI e 7. Quindi i 7 faranno le loro basi, le loro fortificazioni, come già hanno, ma magari le amplieranno nella prossima season. Mentre l'ordine immaginario invece farà le sue, appunto potrebbe essere qua dove ha predetto appunto questo utente, o magari da altre parti. Comunque sicuramente già abbiamo il mini evento delle trivelle in game. Come vedete sono uscite le trivelle con degli avanzamenti
campo Stewie e appunto quelle si espanderanno e magari si fortificheranno. Perché ragazzi, questa stagione 1 capitolo 3, quindi questa che stiamo giocando attualmente, è una stagione diciamo pre-storyline, cioè la storyline c'è ma si sta un attimo formando, come fu nella scorsa season 1 capitolo 2. Insomma, se vi ricordate, c'era già un accenno di storyline tra alter ego, quindi spettre d'ombre, ma poi la storyline vera e propria si è evoluta nella stagione dopo, quindi nella 2 capitolo 2, stavo per dire capitolo 3, comunque appunto si è evoluta nella season dopo, quindi stavolta probabilmente sarà così appunto come la volta scorsa e avremo appunto la season 2 capitolo 3 piena di fight tra 7 ordine immaginario, magari anche un evento finale incredibile dove una delle due fazioni vincerà. Nello scorso capitolo vinsero le ombre, ragazzi, se vi ricordate, perché nella stagione dopo appunto ci fu il dominio completo delle ombre sulla mappa e questa season chissà, potrebbero vincere i 7, l'ordine immaginario secondo me però sarà una figata, quindi mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i video e le live sull'evento finale che sicuramente ci sarà, o almeno speriamo. Ma una cosa sicura ragazzi è che la mappa finale di questa season sarà completamente con la neve sciolta ragazzi e tornerà a Pinnacoli, che andrà anche esplorata, questo già lo sapevamo ragazzi ma ve l'ho voluto dire anche per il discorso del vulcano. Come sapete la collaborazione con Spider-Man finirà dopo questa stagione, quindi sicuramente il vulcano potrà avere una nuova vita, magari come ha fatto vedere questo utente, con la possibilità che ci sia appunto una base, la base di Paradigma, anche se non sarà assolutamente così, ma magari potrebbe essere sfruttato sicuramente in un modo molto molto utile il vulcano, magari speriamo con qualche avamposto, oppure magari se non ci sarà più la lava comunque in qualche modo, speriamo non lo tolgano ragazzi, probabilmente la mappa della prossima stagione conterrà ancora il vulcano secondo me. Guardate ragazzi, sto nemico quanto cavolo è arrabbiato ragazzi, questo probabilmente usa tantissimo il codice SCSYT ragazzi, lo usa addirittura più di me, sì ragazzi, assolutamente, questo lo usa proprio in maniera incredibile. Comunque ragazzi, se volete sapere di più su questa season mi raccomando codice SCSYT nello shop, iscrivetevi, attivate la campanella e condividete questo video a tutti quanti i vostri amici, commentate ragazzi con la parola segreta di questo video che è hashtag OI, mi raccomando raga, hashtag OI nei commenti, noi ci vediamo ad un prossimo video, bella!